Siamo nello stand di Camera di Commercio e siamo davanti a chi ci presenterà un nuovo concorso letterario, tra l'altro Trova l'Orso, Adotta l'Orso, Barbara Rossi, ed è tra l'altro la coordinatrice di questa iniziativa. Grazie, buongiorno. Adotta l'Orso sì, è un concorso internazionale, un concorso letterario che ha varie sezioni, prosa, poesia, un corso artistico, si rivolge alle scuole, al carcere, alle persone, diciamo, cittadini normali, e ha come obiettivo quello di aiutare in un qualche modo, di parlare del fenomeno del ritiro sociale, dell'autoreclusione. Il bando è nato in carcere all'interno del progetto Leggere Liberamente, che abbiamo fondato nel 2008, ed è un progetto complesso di letto-scrittura. Credo che non sia un caso che proprio in carcere, dove il bene più prezioso è la libertà, possa nascere un concorso sull'autoreclusione, che è anche un percorso di ricerca, di comprensione e volendo anche di prevenzione su un fenomeno del ritiro sociale che coinvolge sempre più persone, giovani e anche adulti in tutta Italia e purtroppo in tutto il mondo. Rosalba Fuda invece si occupa della sua associazione. Hikikomori Italia è un'associazione che si occupa di aiutare, o diciamo comunque di gestire chi sta intorno a un hikikomori, che vuol dire stare in disparte. Sono persone che si autoisolano e che purtroppo si arriva anche a un isolamento quasi totale. Quindi noi cerchiamo di informare prima, in modo che si possa andare a recuperare in breve tempo una persona che dà dei segnali di voler, diciamo, difendersi dalle pressioni che la società oggi richiede sempre di più e sempre, diciamo così, tanto da metterli a disagio. E quindi è un modo, un'ipersensibilità che purtroppo porta poi a questa difesa dell'essere umano che si va a recludere nella propria camera e a volte non ha rapporti nemmeno con i familiari. Quindi noi cerchiamo di aiutare soprattutto i familiari a correggere degli atteggiamenti, quindi a guardare il soggetto in un modo diverso e quindi ad approcciarlo in un modo diverso, in modo che lui si senta piano piano sempre più accettato e ad uscirne prima possibile. È chiaro che per fare questo genere di attività sia necessario avere qualcuno che ci dà una mano, insomma, quindi è necessario avere qualcuno che lo faccia come volontario. Passo da dietro, io mi scuso e vado da Stefano. Natoli. Sì. Stefano Natoli, sono un giornalista, da qualche anno porto... Quindi un collega, insomma. Un collega, esatto, sì, adesso in pensione, insomma, però comunque... Ho fatto molti anni a Sole 24 Ore e adesso qui porto avanti un compito forse per certi aspetti ancora più difficile, che è quello di far scrivere detenuti ed ex detenuti per il giornale che facciamo come associazione, che si chiama Cronisti in Opera, ed è un compito difficile ma allo stesso tempo molto, molto gratificante. E tu ne sei il direttore? E io ne sono il direttore, ed è un compito molto gratificante perché abbiamo l'ambizione, diciamo, di trasformare un po' l'approccio del detenuto alla scrittura, perché diciamo sostanzialmente noi possiamo dire quello che vogliamo ma dobbiamo essere documentati, come sappiamo noi giornalisti, citare le fonti di quello che facciamo, e spaziamo, parliamo di carcere ma anche e soprattutto di società, perché prima o poi i detenuti ritorneranno in società e con una testa magari un po' diversa che funziona meglio si troveranno sicuramente molto meglio. Stefano, me la passi una battuta? Scrivere, la scrittura è una via di fuga? Assolutamente sì, è una via di fuga e nello stesso tempo una via di crescita importantissima, proprio perché si lavora con la testa. Noi abbiamo anche qui da diversi anni creato, diciamo, la qualifica di redattore diversamente libero, perché loro, pur essendo in una situazione di reclusione, però si sentono liberi quando scrivono ed è la cosa assolutamente migliore. Passiamo a Giovanni Barzago. Tu in quale veste puoi darci il tuo pensiero? Io sono un dottore commercialista, sono stato accusato di evasione fiscale, ho avuto un processo, sto terminando di scontare la pena presso il carcere di Milano Opera e sono tra i pochi detenuti, perché il laboratorio è importante, ha decenni di attività, però deve continuamente bisogno di sempre più volontari e vengono invogliati i detenuti a partecipare. Volevo chiarire un particolare. Tutte le poesie che voi leggerete, scritte in questo laboratorio, che sono in parte state anche premiate, rappresentano la libertà dalla nostra parte, perché anch'io passo a 48 anni, mi sono trovato all'improvviso detenuto e quindi è difficile passare da un mondo libero, un mondo in cui ti organizzi la tua giornata,
trovarti in carcere, in quattro pareti, con persone nuove, a dormire con delle persone che non scegli, piuttosto che delle abitudini completamente diverse. Una cosa è una vacanza per una settimana, una prigionia volontaria per 10 giorni, 15 giorni, una cosa è una prigionia per qualche anno, perché comporta un'attività di rieducazione. E devo tener conto che nel laboratorio, piuttosto che la loro capacità di aiutarci, assisterci quotidianamente in questo, in questa attività, è stato importante, è stato determinante. Barbara Rossi, chiudiamo con te. Qual è il modo, secondo te, per poter dare una chiusura, no, a questo ragionamento e a questo modo di aiutare e di agevolare chi ha purtroppo necessità di questo tipo? Ma noi, come dire, questo progetto ha l'obiettivo di tradurre in parola. L'obiettivo è che, cioè, come dire, secondo noi la cosa importante è poter scrivere, parlare di questo fenomeno, quindi tradurre in parole e mettere le parole a disposizione di chi ancora non ce le ha. Credo che sia l'aspetto migliore. In più, l'altra cosa è che chiediamo ovviamente che le scuole partecipino, perché le scuole ovviamente hanno un ruolo fondamentale in questa fase. In realtà tutti gli adulti si dovrebbero interrogare su che cosa possono fare per far sì che questo fenomeno in un qualche modo possa ridimensionarsi. Grazie mille a tutti voi, è un'ottima iniziativa, complimenti.